A chi mi chiede consigli riguardo all'educazione del cane, mi sento di proporre come prima cosa la cura del cane. La cura del cane magari attraverso la spazzola. Spazzolare quotidianamente il cane ci aiuta a sviluppare una buona relazione con lui, che con l'abitudine si abituerà a sottoporsi a questo tipo di trattamento senza fuggire, senza combattere, senza considerare la spazzola un nemico. Inoltre noi avremo la possibilità di raggiungere le parti più nascoste del suo pelo e del suo corpo e trovare per tempo eventuali spine o zecche che sono rimaste incastrate nel suo pelo durante la passeggiata. E riceverà questo trattamento come una coccola. In questo modo rimuoviamo il pelo morto, che è quello che causa puzza, la classica puzza del cane. E quindi una volta rimosso potremo tenere il cane in casa con noi, rilascerà meno peli in casa, non puzzerà di cane bagnato, di cane sporco, di cane con pelo morto e il nostro compagno potrà venire con noi dappertutto, farci fare bella figura ed essere sano e sereno. Considerare la spazzolatura del cane come un esercizio di educazione o almeno propedeutico all'educazione, propedeutico ad altri esercizi. Per cui il fatto di riuscire con successo ad eseguire una buona spazzolatura con un cane che se la lascia fare serenamente è proprio identico a molte altre cose. Ecco, vai su e arriviamo qua. Benissimo, bravo Ari. E facciamo bene anche le frange. Ok, fermo, bravissimo.